Buongiorno a tutti gli smart camperisti, vi presento il salvafinestra, una centralina con dei sensori wireless da applicare alle finestre che ci avvisa nel caso in cui partiamo con una finestra aperta. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Oggi voglio presentarvi un nuovo dispositivo intelligente, si chiama salvafinestra. Praticamente è una centralina che ci avvisa se partiamo con una finestra aperta. La centralina è composta da dei ricevitori, in questo caso troviamo 4 ricevitori, uno per ogni finestra, e quindi poi ci saranno 4 trasmettitori wireless che andranno applicati vicino alle finestre con i loro sensori magnetici. Troviamo al suo interno un buzzer che ci avviserà se la finestra è aperta. E l'installazione semplicemente andrà alimentata con un positivo e un negativo, come stiamo facendo in questo momento, e poi andrà portato un positivo sotto chiave. Allora, completiamo l'installazione portando anche il positivo sotto chiave e vediamo come funziona. In questo caso il positivo sotto chiave io ce l'ho già comodamente qui vicino, dato che l'ho portato già al camper check, poiché lo utilizzo per farmi mandare un allarme nel caso in cui qualche malintenzionato mettesse in moto il camper a mia insaputa. Quindi su un ingresso del camper check ho anche il positivo sotto chiave, che adesso prelevo e porterò alla centralina salva finestre. Andrà poi chiusa con il suo contenitore in questo modo e fissata. In questo momento il quadro è spento, quindi se apriamo la finestra vedremo che la centralina non ci avviserà, ma il sensore ovviamente comunicherà l'apertura, così come comunicherà ovviamente la chiusura della finestra, in modo che la centralina possa sapere se la finestra è rimasta aperta o meno. Vediamo adesso se apriamo la finestra e andiamo a accendere il quadro cosa succede. Allora, abbiamo lasciato la finestra aperta, vediamo accendendo il quadro cosa succede. Spegnendo il quadro invece, ecco che smette di suonare. Adesso abbiamo lasciato la finestra aperta con il quadro acceso. La centralina ci sta avvisando che una finestra è rimasta aperta. Andiamo a chiudere la finestra e vediamo che la centralina cesserà di dare l'allarme. Ovviamente, se si riaprisse la finestra, continuerà. Bene ragazzi, questo è tutto. Di questi sensori se ne possono mettere fino a 12. Possiamo metterli vicino alle finestre, vicino agli oblò, vicino ai gavoni, al gradino. Ovviamente non devono prendere acqua perché sono sensori da interno, però possiamo praticamente decidere cosa vogliamo sorvegliare alla partenza che sia chiusa, per evitare qualunque danno al nostro camper. Vi ringrazio e alla prossima.